30 marzo 1985. Giuseppe Calò, soprannominato Pippo, venne arrestato. Era un criminale italiano legato a Cosa Nostra. A lui si fa riferimento come il cassiere di Cosa Nostra, perché era anche coinvolto nel lato finanziario dell'organizzazione, soprattutto per il riciclaggio del denaro sporco. Come già detto, il 30 marzo del 1985 venne arrestato a Roma, nel quartiere Balduina, dove si nascondeva sotto falso nome. Fu uno dei centinaia di accusati del maxi processo che cominciò l'anno seguente. Le accuse che riguardavano Calò erano associazione mafiosa, riciclaggio di denaro e strage del Rapido 904. Nel 1987, al termine del maxi processo, fu ritenuto colpevole e gli fu inflitta la pena di 2 ergastoli.